Siamo finalmente arrivati a 1000 iscritti sul canale. Vediamo nel video di oggi quanto tempo ci ho messo per arrivare a 1000 iscritti, quanto tempo ho dedicato a YouTube e anche come monetizzare un canale con solamente 1000 iscritti. Prima di vedere un po' tutti i dati, le statistiche su visualizzazioni eccetera, volevo innanzitutto ringraziarvi, perché se siamo arrivati a 1000 iscritti è merito vostro, quindi ringrazio tutti quelli che guardano i video, mettono like, commentano, perché permettete a questo canale di crescere. Partiamo subito con un po' di dati. Io ho aperto questo canale il 1 aprile 2021. Oggi, mentre sto registrando, è il 30 agosto, quindi possiamo approssimare al 1 di settembre, e in 5 mesi sono riuscito a raggiungere i 1000 iscritti. Precisamente in questo momento ne ho 1026. Ci ho messo 5 mesi per portare il canale da 0 a 1000 iscritti. Per portare invece il canale da 0 a 500 iscritti ci ho messo 3 mesi e mezzo, che avevo fatto il video 500 iscritti su YouTube. Poi da 500 a 1000 ci ho messo solo un mese e mezzo in più. Quindi si inizia anche un po' a vedere quell'effetto di esponenzialità di cui si parla sempre su YouTube, di cui noi facciamo un po' fatica a immaginarcelo. Per quanto riguarda invece le ore di visualizzazione, attualmente ne ho fatte un totale di circa 700 su 4000 necessarie per monetizzare YouTube. Il dato è relativamente triste, perché siamo ancora molto lontani, però anche qui voglio farvi notare questa cosa. Quando ho fatto il video per i 500 iscritti eravamo all'incirca alla metà di luglio e qui avevo un totale di 300 ore di visualizzazione. Attualmente ne ho 700, quindi nella metà del tempo, in meno della metà del tempo, ho fatto più del doppio delle ore di visualizzazione, perché in un mese e mezzo ho fatto 400 ore di visualizzazione, mentre prima in 3 mesi e mezzo ne avevo fatte solo 300. Quindi anche qui si vede quell'effetto di esponenzialità. Per questo queste 4000 ore di visualizzazione, anche se sono ancora lontane, non sono poi così irraggiungibili. Per quanto riguarda invece le visualizzazioni a singolo video, quando ho fatto il video per i 500 iscritti facevo all'incirca 100 visualizzazioni dopo 3 giorni. Attualmente invece, quando butto fuori un nuovo video su YouTube, faccio 100 visualizzazioni nel giro di 24 ore. Quindi prima ci volevano 3 giorni, ora ci vogliono solamente 24 ore. Anche qui si vede quell'effetto di esponenzialità. Altri dati che sono cresciuti per quanto riguarda le statistiche di YouTube sono sicuramente il dato relativo alle impressioni. Prima per i 500 iscritti arrivavo a 3000 impressioni circa, ora che ne ho 1000 le impressioni sono aumentate, qui non c'è quell'effetto esponenziale, sono aumentate a circa 4000 impressioni al giorno. Le impressioni, per chi non lo sapesse, è la quantità di volte che le copertine dei miei video, che i miei video vengono proposti agli utenti di YouTube. La percentuale di click delle impressioni è sempre rimasta più o meno stabile, intorno al 3%, e poi sono aumentati chiaramente i like, sono aumentati i commenti, ma questo è dovuto anche all'aumento, è dovuto soprattutto all'aumento del numero degli iscritti. Per quanto riguarda invece le visualizzazioni giornaliere, queste rispetto ai 500 iscritti sono aumentate. Infatti, quando avevo 500 iscritti facevo un totale di visualizzazioni giornaliere all'incirca di 100-120 visualizzazioni, adesso ne faccio al giorno all'incirca 200-220. Quindi sono aumentate, sono raddoppiate le visualizzazioni giornaliere e sono aumentate di conseguenza anche le ore di visualizzazione giornaliere. Appena raggiunto i 500 iscritti facevo all'incirca 5-6 ore di visualizzazione al giorno, attualmente al giorno raggiungo le in media 10 ore di visualizzazione. Poi ci sono dei picchi da 15, dei giorni in cui è un po' più magre, faccio solo 5-6 ore di visualizzazione, però la media è aumentata. Prima la media era intorno alle 5-6 ore, ora la media è intorno alle 10. Vediamo ora le tecniche che ho utilizzato per crescere. Le tecniche che ho utilizzato per crescere sono le stesse che ho utilizzato per i 500 iscritti, ovvero ho innanzitutto pubblicato un video ogni 2 giorni. Questa è la cosa più importante che bisogna fare, cioè alimentare YouTube, continuare a buttare fuori contenuti. Chiaramente i contenuti devono essere di qualità, non è che se uno butta fuori contenuti a caso, video fatti male, poco utili, dopo chiaramente non si riesce a crescere o si fa molta più fatica. Quindi comunque serve la qualità, ma serve soprattutto la costanza nel pubblicare. Bisogna pubblicare ogni 2 giorni, ogni 2 giorni deve uscire un video. Questa è la tecnica che ho utilizzato io.
Poi ho, come già detto anche nell'altro video, utilizzato la tecnica di commentare sotto canali che hanno più iscritti di me. Questo ho già detto che non è un metodo nobile per crescere, ma è un metodo molto molto utile, soprattutto per chi è molto molto piccolo. Perché se anche io butto fuori il miglior video di YouTube mai fatto, ma nessuno sa che l'ho pubblicato su YouTube, allora farò molta fatica a fare delle visualizzazioni se nessuno sa che quel video esiste. Terza strategia che ho utilizzato è, come dicevo nel video precedente dei 500 iscritti, quella di scrivere che ho un canale di YouTube all'interno dei miei libri, dirlo ai miei clienti, a chi faccio formazione, in modo tale da alimentare anche, insomma, in questo modo un po' gli iscritti e gli interessati al canale. Una cosa che tengo a dire su questi tre metodi di crescita è che non è che ho aumentato magari il numero di commenti fatti o ho aumentato il numero di clienti e libri. Quello che ho tenuto tutto costante rispetto ai 500 iscritti. Quindi vuol dire che attualmente YouTube premia di più probabilmente la costanza di pubblicare ogni due giorni un video sul canale. Vediamo ora come monetizzare un canale YouTube con solamente 1000 iscritti che non ha ancora attivato la monetizzazione di YouTube. Le tecniche sono principalmente due, almeno quelle io che uso e che penso possano essere valide per tutti. La prima è quella di avere dei link di affiliazione con Amazon. In questo modo, se una persona comprerà da Amazon tramite il vostro link, riceverete una percentuale sul valore del prodotto. Oppure nei link in descrizione mettere direttamente magari il vostro prodotto, quindi il prodotto che voi vendete. Io vendo i miei libri, quindi qua sotto in descrizione ci sono i miei libri. Naturalmente YouTube però porta altri vantaggi oltre che alla monetizzazione, ovvero il fatto di potersi far conoscere, quindi il fatto di avere più visibilità. Infatti la mia attività di formazione ne ha risentito molto bene del fatto che io ora abbia YouTube, perché alcuni di voi mi hanno contattato e mi hanno chiesto di iniziare un percorso di formazione. Questo per me è stato un gran vantaggio, in questo modo ho potuto formare più persone e incrementare la mia attività di formatore. Quindi YouTube non bisogna vederlo solo come un vantaggio monetario, magari diretto per le visualizzazioni o indiretto per le affiliazioni, ma anche per far crescere magari attività laterali che avete oltre a YouTube. Infine, il mio canale, nonostante essendo abbastanza piccolo, è stato contattato già da due aziende per avviare un percorso di collaborazione con le quali collaborare. Io non mi aspettavo che con solamente 1000 iscritti potessi essere contattato, ma sono già stato contattato da queste due aziende. Non faccio i nomi delle aziende per privacy, poi comunque lo scoprirete nel corso dei video. Comunque, già con 1000 iscritti si viene contattati. Non pensavo, ma è così. Questo mi lascia anche pensare che magari quei canali da 100-200 mila iscritti possono ricevere una quantità di richieste, di collaborazioni veramente molto molto importanti. Detto questo, voglio anche ora fare due considerazioni generali su un attimo quanto tempo bisogna poi dedicare a YouTube, perché è vero, arrivi a 1000 iscritti in 5 mesi, ci metti relativamente poco, ma quanto tempo ci dedichi? Ecco qua, allora, io ho la fortuna di avere due collaboratori che lavorano con me a YouTube, quindi c'è una persona che viene a farmi le riprese e c'è una persona che mi monta i video. Sono persone che naturalmente pago, quindi per me YouTube ha dei costi attualmente. Però mi permettono di pubblicare un video ogni due giorni, perché farlo da solo è veramente veramente molto pesante, perché tra preparare il contenuto, registrare il contenuto, montarlo, la copertina, controllare una volta che il video è stato montato, che sia montato bene, quindi che sia valido e pronto per essere pubblicato, ci vogliono all'incirca tra le 3 ore e mezza e le 4 ore in tutto. Quindi una persona che decide di pubblicare un video ogni due giorni deve mettersi in testa che 4 ore al giorno, circa 3 ore e mezza, gli vanno via solo per YouTube, perché richiede tanto tanto tempo. È un lavoro part-time, è come un lavoro part-time. È chiaro che se uno poi pubblica un video a settimana o un video ogni due settimane, è tutto un altro discorso, richiede lo stesso tempo, ma lo diluisci in molte più giornate. E naturalmente poi dipende anche dal tipo di video, nel senso, i miei sono dei video in cui io mi metto davanti alla telecamera e inizio a parlare, poi ci sono dei tagli da fare quando mi sbaglio, eccetera.
Ma se, ad esempio, ho visto un video di Achidale l'altro giorno che ha costruito una macchina, un robot per fare la pasta in automatico, cioè questo è un video che richiede un mese di preparazione. È un video molto più difficile e lungo da preparare, non è un video come i miei, quindi dipende anche dalla tipologia di video che si fanno. Abbiamo quindi visto che YouTube è a tutti gli effetti un lavoro che richiede lo stesso tempo di un qualunque attività lavorativa, o comunque almeno di un'attività lavorativa part-time. Detto questo, l'ultima cosa che si può dire su YouTube è che i risultati non si vedono subito. Infatti, in 5 mesi sì, ho raggiunto i 1000 iscritti, ma ho fatto anche un video ogni 2 giorni. Ho avuto delle uscite monetarie per pagare le persone che mi aiutano in questa attività e comunque i risultati stanno arrivando, ma veramente piano piano. Quindi non bisogna vedere YouTube magari per vendere un libro in più, per avere un iscritto in più o per fare un cliente in più, ma bisogna vedere YouTube come uno strumento per creare degli importanti risultati a lungo termine. Naturalmente vi terrò aggiornati su come procede la crescita del mio canale YouTube nei prossimi mesi e vi aggiornerò o quando raggiungerò i 5.000 iscritti sul canale oppure quando attiverò la monetizzazione. Così potremo vedere quanto tempo ci ho messo da quando ho iniziato YouTube a quando ho attivato la monetizzazione.